Grazie a te. Sì, sono qua perché è il mio municipio, peraltro. Io abito nel 15°, quindi... Innanzitutto spero che sia successo qua quello che è successo settimana scorsa a Boccea e Colli Portuensi, dove sono andato a due gazebo e la nettezza urbana non si vedeva da settimane, la nostra presenza ha portato a ripulire il quartiere. Quindi mi sono impegnato a girare quartiere per quartiere, mezza Roma, così almeno la Raggi manda a togliere la monnezza. Questa è già un'opera di servizio pubblico. Tiburtina, Enrico, ci siamo andati più di una volta ed è inconcepibile che ci siano pezzi di città dove ai romani è sconsigliato avvicinarci. Io sono convinto che vinceremo queste elezioni e dalla prossima amministrazione comunale io però mi aspetto che non ci siano strade, fermate della metropolitana o quartieri di Roma dove le ragazze, le signore e le mamme è meglio che non si avvicinino. Io voglio Roma aperta e sicura per tutti H24. Non puoi sentirti dire non mettere la minigonna che non si sa mai. Noi stiamo in Parlamento sul DDL Zan da mesi, per carità di Dio, però garantire che le mamme possano andare ai giardinetti in tutti i quartieri di Roma, garantire che i disabili possano andare in metropolitana senza fare le gare olimpiche è una cosa che mi fa veramente imbestialire. Quindi una città, non promettiamo miracoli. Qualcuno vinse 5 anni fa promettendo mari, monti e funivie. Mi sembra che sia rimasta la funivia, del resto poco e niente. Qua c'è da garantire un po' di amore, e lo dico da uno che viene da fuori. La prima cosa da restituire ai romani, oltre all'efficienza, l'onestà, la pulizia, e io ne trovo di romani in giro per l'Italia, in giro per l'Europa, in giro per il mondo, la prima missione che come Lega abbiamo, e fino a qualche anno fa era assurdo che potesse essere una nostra battaglia, invece adesso è la mia prima battaglia, restituire ai romani l'orgoglio di dirsi romani. Andare in giro per l'Italia e per il mondo a testa alta senza sentirsi dire ah, la Raggi, ai cinghiali, ai topi. Qua poi ci vorrà anche un dipartimento di scienze, perché ormai a Roma, vista l'incapacità di gestire la pulizia, i cassonetti e i bidoncini, si è sviluppata una nuova specie di gabbiano che era sconosciuta ai più, perché non ci sono dei gabbiani, ci sono degli pterodattili che girano per Roma. Quindi decoro anche nel municipio nostro, che uno di quelli, uno dice Roma Nord, elegante, Cesano Village, il Padel, Ponte Milvio, i giovani, ci sono nei giorni in cui c'è una puzza che è qualcosa che anche i medici vanno a segnalare. Quindi svuotare i cassonetti, trasformare i rifiuti, come diceva Enrico, da problema in ricchezza, come in tutto il resto del mondo, dove bruciare i rifiuti e valorizzarli significa pagare di meno la bolletta, perché oltretutto cornuti e mazziati, i cittadini di Roma sono fra quelli che pagano la Tari fra le più alte d'Italia, e i commercianti di Roma che non hanno un servizio sono fra quelli che pagano la tassa sui rifiuti più alte d'Italia. Questo non è possibile. Poi poter prendere un autobus sperando di arrivare a destinazione senza che prenda fuoco, senza che si fermi a mezza strada. Quindi partiamo proprio dalla gestione quotidiana. L'ho visto da ministro, smetterla di avere accampamenti abusivi. E qua che la presentazione delle primarie del centro-sinistra le abbiano fatte a Roma, in una casa occupata abusivamente dai clandestini, è una vergogna solo quella. Perché in un paese normale una casa occupata da clandestini la sgombera. Non è che ci deve fare campagna elettorale, però ognuno ha i suoi punti di riferimento che si sceglie. Quindi una città efficiente, pulita, moderna, dinamica. Poi Roma è punto di riferimento per tante attività, tante associazioni. Un occhio particolare al volontariato, che la sinistra ha sempre ricordato solo nei 3 mesi di campagna elettorale per poi dimenticarsene durante i 5 anni. Invece il volontariato, soprattutto per i disabili, il primo ministero che io ho chiesto a Draghi per far partire il governo non è stato quello dello sviluppo economico, quello del turismo.
Presidente, ci faccia dare un ministero che si occupi di disabili, perché io non voglio romani di serie B, italiani di serie B, autismo, sordità, disagio psichico. È da rivedere la norma sulla psichiatria, perché avete visto quest'estate ne stanno succedendo di tutti i colori. Lo Stato ha chiuso le strutture di cura e tutto è in carico alle famiglie, è tutto il problema di mamma e papà, anzi mi correggo Enrico se no mi arrestano, genitore 1 e genitore 2, perché mamma e papà qualcuno dà un fastidio. Quindi ripartire dai quartieri, ripartire dal lavoro.